Ciao amici, ciao amiche, ben ritrovati a tutti. Saluto slogan, ma non per slogan. Va bene? Ecco, ormai non lo voglio dire più. Anche perché voglio dare spazio subito alle prossime interviste. Questa è una serie di video che raccoglie le interviste fatte ad alcuni ragazzi che hanno partecipato al viaggio della memoria negli ultimi anni. Una cosa che dico ad ogni video, proprio perché ogni video è a sé stante. Adesso in questo video seguiremo l'intervista, il colloquio, la chiacchierata fatta con due ragazzi, due maschietti, Mattia da una parte e Francesco dall'altro. Non voglio allungare troppo il brodo, come si dice, tanto per parlare, e voglio subito passare la voce a Mattia. Eccolo qui, l'intervista con Mattia. Eccoci pronti. Ciao Mattia, come stai? Bene. Ecco, questo è un'altra intervista di quelle che sto portando avanti, di quelle che sto facendo per raccogliere un po' di sensazioni, impressioni, vissuti da parte dei ragazzi che hanno fatto almeno una volta con me il viaggio della memoria. Mattia, io ti chiedo di presentarsi, ci dici chi sei, come ti chiami, in quale scuola vai e in che anno hai fatto il viaggio della memoria con me. Vai, ti do la parola. Io ho Bianchini, una classe, ho fatto cosa 2020. Hai fatto il viaggio con me nel 2020. Senti, in che classe stai al Bianchini? Secondo turistico. Ah, secondo turistico, bene. Senti, Mattia, allora, abbiamo fatto questo viaggio della memoria insieme nel 2020, abbiamo visitato il campo di concentramento di Auschwitz e Birkenau, abbiamo fatto anche altre cose, ma noi ci fermiamo al campo di concentramento, anzi ai due campi di concentramento. Allora, raccontami un pochettino e raccontaci un pochettino quali sono state le tue impressioni nel visitare il campo di concentramento, quali sono state le tue sensazioni, le tue emozioni. Prego. Tristezza. Tanta tristezza? Sì. Ecco, sì. Qual è tra le tante cose che abbiamo visto lì al campo di concentramento, qual è la cosa che ti ha colpito di più, che ti è rimasta più impressa? I capelli. Perché abbiamo visto in un blocco tanti capelli ammassati che erano i capelli che sono stati tagliati ai deportati. Tu ti ricordi che ci facevano i tedeschi con i capelli? Li vendevano. Li vendevano perché dovevano in qualche modo racimolare qualche soldino e li vendevano alle industrie oppure ci facevano fare degli oggetti come dei tappeti, delle guide, come i sacchi, come i materassi di una volta. Poi questo ad Auschwitz, c'è qualche altra cosa che ti è rimasta impressa ad Auschwitz? E anche gli occhiali, Gli occhiali. Le valigie, tutte le cappe. E le scarpe. Queste sono tutte quelle cose che appartenevano alle persone che purtroppo hanno concluso la loro vita all'interno del campo di concentramento attraverso la camera a gas e i forni crematori. E invece a Birkenau, all'altro campo di concentramento, qual è la cosa che ti è rimasta più impressa? Il momento e quei crematori, queste cose, poi tante cose, e poi le foto. Ecco, noi abbiamo visto il monumento che è alla fine del binario che entra dentro Birkenau, alla fine del binario c'è un monumento che è stato eretto apposta per ricordare tutte le persone che hanno perso la vita all'interno dei campi di concentramento e poi a destra e a sinistra del monumento ci sono le macerie di quelli che erano state le camere a gas e i forni crematori. Io poi vi ho spiegato e vi ho raccontato come erano organizzati. E lungo il tragitto ci sono delle foto che rappresentano in qualche modo i luoghi che si sta attraversando. C'è qualche altra cosa che ti è rimasta impressa? Poi camera dei bambini, danza. La,
La baracca dei bambini, eh sì, quella è veramente triste, quella sì che mette molta tristezza. Una baracca che è stata. Di Mattia, ti ascolto. E poi questi luoghi sono come cimiteri, molto macabri e molta tristezza. Sì. Queste cose si insegna al Papa Francesco, non succedere più. Certo, e noi dobbiamo raccontarlo, dobbiamo farlo sapere, lo dobbiamo raccontare a tutte le persone che incontriamo, dobbiamo raccontare quello che abbiamo visto e quello che purtroppo è stato capace di fare l'uomo, affinché tutto questo non si ripeta più. Senti, Mattia, Ci insegna questo luogo. Non possiamo, non pensiamo alle cose brutte e macabre, pensiamo alle cose belle. bene, questo è un insegnamento che tu ti porti appresso dalla visita del campo di concentramento. Mi sembra una cosa molto bella quella che hai detto. C'è qualche altro insegnamento che tu hai colto, che tu hai imparato, che tu hai pensato? Come dice Schindler, ha fatto bene a liberare gli ebrei dall'orrore, la Shoah, camera Certo. carneficina, perché quei luoghi sono pericolosi. È certo che sono pericolosi, certo. Senti, Mattia, tu hai i compagni di classe, conosci tante persone, frequenti alcune associazioni e tante altre persone ti vedranno in questo video. Vuoi lanciare un messaggio a loro? Vuoi lasciare un messaggio che ti deriva Sì. A da questa esperienza? Che messaggio vuoi lasciare? tutte le persone che conoscono te, Ginevra, tante altre persone. Quindi che cosa gli vuoi dire? Che cosa gli vuoi dire a loro? È una bella esperienza ritornarci ogni tanto, perché è stato molto bello, emozionante. Bene, grazie Mattia, grazie, grazie tantissimo per questa tua testimonianza, ma soprattutto perché hai voluto farla a tutti i costi e io sono contento che tu l'abbia fatta. Grazie. Grazie anche perché hai deciso di venire al viaggio, mi ha fatto molto piacere trascorrere tutto quel tempo insieme a te e allora spero che anche ai tuoi amici, una volta che torni a scuola, almeno quando torneremo in presenza, tu gli racconterai di questa cosa, gli farai vedere il video e loro che possano chiederti di raccontargli quello che abbiamo visto. E visitando i campi di concentramento e di sterminio, purtroppo. Grazie Mattia, io ti saluto. Vuoi salutare? Sì, vediamo quando sarà finito tutto Va il bene, Covid. senz'altro. Spero di vederti molto presto. Ciao Mattia, ciao ciao. Fantastico Mattia, grazie per quello che ci hai detto e soprattutto per quello che ci hai fatto vivere e devo dire che è stato un piacere averti con noi al viaggio della memoria, lo dico con il cuore in mano. Allora, prossima intervista, è un altro ragazzo, Francesco, un altro Francesco e allora senza allungare anche in questo caso troppo il chiacchierare, seguiamo Francesco Rufo, eccolo qui. Pronti per un'altra intervista? Oh, questa volta vicino a me, perché vicino come video, eccolo qua. C'ho Francesco Rufo, un altro dei ragazzi che ha partecipato al Viaggio della Memoria negli anni, al quale, anzi, visto che è un ragazzo, al quale ho chiesto così se gli va, se se la sente di condividere con noi la sua esperienza. E allora. Ho detto che si chiama Francesco Rufo, ma lui adesso ci aggiunge qualcos'altro. Vai, Francesco. Sì, salve, io mi chiamo Francesco Rufo, ho 15 anni e frequento il secondo anno del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Terracina, e io ho partecipato al viaggio della memoria 2 anni fa, nel 2019, e frequentavo il terzo anno della scuola media Don Milani, sempre qui a Terracina, insomma.
Il viaggio della memoria è stato un viaggio per me importantissimo, da tutti i punti di vista, come penso lo sia stato anche per i miei compagni, insomma, per tutti quelli che hanno partecipato. Ed è stato importante soprattutto dal punto di vista della mia crescita morale. È stato veramente fondamentale per quello che ho imparato e che so oggi. E insomma, è stato un viaggio fantastico, un viaggio letteralmente nella storia, perché alla fine si ripercorre e si visitano luoghi che hanno segnato la storia dell'uomo, anche se insomma in maniera poco positiva. Però comunque è stato un viaggio bellissimo che rifarei sempre ogni anno. Io diciamo, cerco di riportare la mia mente a quel viaggio e spero un giorno di ritornarci effettivamente. Anch'io spero di poterlo rifare, visto che quest'anno stiamo al palo, come si dice, perché il coronavirus ci ha impedito un po' di fare tutta una serie di cose. Francesco, ti chiedo di condividere con noi quelle che sono state le sensazioni che tu hai provato visitando prima Auschwitz e poi Birkenau. Quali sono le cose che ti sono rimaste impresse, le cose che ti hanno colpito di più, sia di uno che dell'altro? Sì, allora, beh, questo potrei stare qui per ore, però ripeto, è stato un viaggio incredibile e come appunto sappiamo abbiamo visitato il campo di concentramento di Auschwitz e poi quello di Birkenau e le sensazioni che ho provato sono talmente tante che adesso nell'elencarle tutte magari non ci riuscirei, insomma, però io ho dei ricordi veramente forti, non sembra neanche. Diciamo, non sembrano passati questi 2 anni. Ho un ricordo molto vivido di quella giornata. Poi, insomma, da sfondo a tutto il quadro c'era anche la neve che cadeva ed è stato tutto molto più emozionante e toccante. Parlando di Auschwitz, la cosa che mi ha colpito di più è stato il momento in cui sono entrato, anche se all'inizio. Diciamo, la visita vera e propria inizia dopo, mentre si cammina e si continua, però il mio ingresso in quel luogo è stato significativo e importantissimo, però il ricordo più vivido e probabilmente anche il più toccante che ho è stato nella visita a Birkenau, ad Auschwitz-Birkenau, che come struttura è totalmente differente ed è lì, insomma. Mi sono arrivate una carrellata, tra virgolette, di emozioni non indifferente. Soprattutto la cosa che ancora oggi mi ricordo era la grandezza di questo luogo. E come ripeto, diciamo, in alcuni momenti nevicava anche, quindi c'erano queste sensazioni, non si vedeva quasi la fine, ed è stata una sensazione incredibile. Poi nel camminare sulla neve, nel guardare a destra e a sinistra, insomma, le strutture, queste baracche all'interno delle quali si trovavano queste persone, è stato insomma, molto toccante. Poi io nel ritorno ho ripercorso la strada, il binario, diciamo, ho lasciato i miei compagni indietro, il gruppo indietro, e l'ho percorsa da solo, tra virgolette, ed è stato incredibile, una sensazione che spero di, come ho detto prima, di poter ripetere. Senti, Francesco, due immagini, che, solamente le immagini, senza commentarle, una di Auschwitz e una di Birkenau. Due cose che hai visto che ti sono rimaste, fotografate dentro. Di Auschwitz, il lunghissimo corridoio costellato di foto delle persone detenute, insomma, lì, e di Birkenau invece, ecco, insomma, questa lunga strada con queste baracche intorno. Sono queste 2 immagini. Grazie, grazie Francesco. Senti, volevo chiederti, anzi, ti faccio due domande che sto facendo un po' a tutti i ragazzi che sto intervistando. Hai avuto modo e tempo di rielaborare un po' l'esperienza, di renderti conto di diverse cose, di tenere vive i ricordi, ma
Da questa esperienza, secondo te, quale insegnamento hai ricevuto? Cioè, che cosa hai capito per te da questa esperienza? Ho ricevuto tantissimi insegnamenti, poi come ho detto prima questo è un viaggio nella storia, quindi la storia come sappiamo è magistra vitae per dirla alla latina e insomma è stato incredibile. Poi un insegnamento importante che insomma è importante è quello del rispetto nei confronti dei luoghi che si visitano e sicuramente noi in questo viaggio siamo stati chiamati ad un comportamento più da adulti, tra virgolette, di mantenere comunque un comportamento diciamo rispettoso nei confronti delle persone che sono morte in quei campi e un insegnamento altrettanto importante è quello di non dimenticare. Di continuare a ricordare, di continuare a, diciamo, a far sapere a più persone possibili ciò che è stato e che si spera ovviamente non sarà mai più. E quindi, insomma, questo è l'insegnamento più importante: combattere l'indifferenza che quando si parla di, insomma, di Auschwitz, tra virgolette, ma in generale di questo argomento, è fondamentale: il combattere l'indifferenza che è l'unico vero nemico, insomma. Di questa Bene, e allora ti faccio l'assist per l'ultima domanda, che ormai pare quasi che tu abbia già risposto senza saperlo, perché tu in quale classe stai? Seconda? secondo liceo scientifico. Che sezione? Sì. Secondo E. Allora immagina di avere davanti a te i tuoi compagni di classe, che siano in presenza o a distanza, formula un messaggio che vuoi lanciare a loro. Quale messaggio gli lanci? Ovviamente noi metaforicamente diciamo alla tua classe, ma a tutte le persone che poi vedranno i nostri video. Quale messaggio gli puoi lanciare? Ovviamente un messaggio che è la conseguenza, viene tratta da questa esperienza che tu hai vissuto. Sì, allora, come ho sentito dire già da qualcun altro, io il messaggio che voglio lanciare è quello di dire agli altri di continuare a vivere. Il detto dice vivi e lascia vivere, insomma, è vero, bisogna vivere, però con la consapevolezza che insomma, alcune cose non vanno ripetute e molti dicono, beh, è stato un periodo buio della storia, quindi è meglio non ricordarlo. In realtà no, non è così. Bisogna ricordarlo proprio perché è stato un periodo buio. E il messaggio che io voglio lanciare ai miei coetanei, ma alle persone in generale, è proprio questo, sempre di non dimenticare, di continuare a ricordare e di vivere con la consapevolezza di ciò che è stato. Insomma, sapere che la speranza è necessaria, insomma. Ok, grazie Francesco, grazie, grazie mille per tutte le cose che hai condiviso con me, ma per me intendo dire tutti quelli che avranno la possibilità di vedere questo video. Ovviamente io ti auguro che i tuoi compagni di classe si avvicinino a te e cominciano a romperti le scatole, come si dice. Ah, Francesco, ma come non ci hai raccontato che sei stato ad Auschwitz? Perché non ci racconti, non ci dici, perché non ci parli delle... Ecco, io spero che ti accada questo, ma non come forma di maledizione, ma come forma di benedizione, cioè per poter mettere poi in pratica quello che noi stiamo dicendo da tempo, che è quello di conoscere per ricordare, fare memoria e poter raccontare agli altri affinché aumenti la consapevolezza e tutti ci impegniamo a fare in modo che questo non accada mai più. Grazie Francesco, veramente grazie. Ti saluto e ti Grazie. abbraccio allora. Ciao Grazie. Francesco. Grazie, arrivederci. Grazie a Francesco, grazie a Mattia e io vi do appuntamento ai prossimi video. Prossimo video, prossime interviste non lo sappiamo se saranno altri ragazzi o qualche insegnante perché ho in serbo alcuni insegnanti pronti a, diciamo così, mettersi in discussione, ma non raccontarci quella che è stata la propria esperienza. Voi continuate a seguirmi sul canale. Ciao a tutti e se non l'avete fatto, iscrivetevi. Cliccate su quella scritta rossa in basso, sotto il video, eh? Ok? Ciao a tutti, a presto!